sicuramente lo stand più bello, più colorato, non poteva essere altrimenti. Il mio amico Stefano D'Asta e Maurizio Fortina non scherzano mai. Tante belle vetture e una presentazione, una sì. New entry. Ciao Stefano. Ciao Frank, tutto bene? Sei bellissimo, mi fai impressione così. Vado bene. Mamma mia, una... una new entry è la nuova Lotus Elan. Dai, che stupido, io gli sto anche ad arresto. Nel 72. No, bella. No, bella, è bella. No, è l'Exige 410 che diciamo riprende esattamente l'Exige di prima, però è stato modificato completamente muso con una nuova soluzione aerodinamica. Praticamente viene soffiato attraverso lo splitter anteriore il fondo di aria in modo da aumentare il carico aerodinamico e diminuire il CX. Quindi riescono ad avere molto più carico e ad avere molta più penetrazione aerodinamica. Quindi la macchina frena di meno ma ha più carico, sembra un paradosso ma è così. Ok, e questo è grazie agli studi che, e grazie a PB Racing, abbiamo potuto vedere in Inghilterra. Sì. C'è un continuo aggiornamento dal punto di vista aerodinamico, che la macchina va talmente bene. Fondamentalmente sì. Questa vettura è lei da un tot di anni, sì. Però nonostante tutto c'è sempre il miglioramento. C'è sempre il miglioramento, sì, infatti. E poi ecco, c'è da dire che Lotus e comunque diciamo la cultura inglese sotto questo profilo è veramente anni luce avanti a tutti. Loro sono dei geni perché riescono a scoprire veramente soluzioni incredibili che sono di una semplicità pazzesca e che però sono molto molto efficienti. E l'Exige che stiamo vedendo adesso è appunto la 410 che ha il motore 3500 V6 però con il compressore volumetrico raffreddata d'acqua che deriva dalla Evora 400. Ok. Ed sempre è base Toyota il motore? Sempre base Toyota. Okay. Ed è con questa configurazione tu fai conto che la 311 che avevamo sviluppato nel 2015 faceva con lo stesso motore di serie 570 cavalli. Ora sull'Exige è limitata chiaramente elettronicamente, sappiamo che oggi comunque con l'elettronica si riesce bene o male a far tutto, quindi anche se tu dai il 100% del gas loro non te lo fanno aprire tutto e così riescono a limitare la potenza a 410. Ha comunque un super potenziale esagerato, ma già così va fortissimo perché se non mi sbaglio fa da 0 a 100 in 3,6, una cosa del genere. 3,6. E fa oltre 300 km all'ora di velocità massima. Sì, chi non ha mai guidato Lotus, ed è questo quello che ripetiamo da tanti anni, no? Nel momento in cui la prova, e questo vale sia a livello di utilizzo quotidiano, sia a livello sportivo. Sì, perché è vero. Quando la provi su strada, in pista o nei rally, non so se vogliamo parlarne, sì. Ti rendi conto che è una macchina che metti esattamente dove vuoi, motivo per il quale il signor Fortina andava così forte, no? Ma non era lui, era la macchina. Era la macchina, esattamente la macchina. Sei riuscito a far vincere anche me, ti rendi conto? Ti rendi conto? Fantastico, era un miracolo, ma non sei tu, ma la macchina. Forte, la macchina. Io vado forte, vado alla pesta. È una macchina che ti trasmette veramente tantissimo dal punto di vista emozionale, molto di più di tante altre macchine sportive che ad oggi sono un po' più ovattate, diciamo. Certo, certo. Vedo anche la disponibilità dell'aria condizionata che non capisco. Su questa macchina io non ci vedo niente, cioè sì. La vedo nuda e cruda, sì, però nuda e cruda, la clientela. In effetti, la clientela sì, ogni tanto la vuole anche con l'aria condizionata, più che altro perché d'estate poi diventa abbastanza caldo l'abitacolo e diciamo che il sistema di aria condizionata da 4-5 anni a questa parte funziona veramente bene. E non incide, immagino, a parte la potenza talmente no, tanto. Infatti, poi comunque anche da quel punto di vista lì hanno lavorato tantissimo nella gestione del compressore dell'aria condizionata, quindi toglie praticamente niente ed è incredibile. Sì, Lotus, guarda, da quel punto di vista lì loro vanno sempre alla ricerca di ogni minimo particolare per poter riuscire a guadagnare qualcosa e a rendere più efficiente la macchina. Certo. E ad esempio, guarda, io mi ricordo una cosa che mi aveva stupito. Prima le macchine avevano il finestrino a manovella, no? E io mi ricordo una volta durante un progetto era emerso il problema del finestrino a manovella, ma il problema del finestrino a manovella era emerso perché il meccanismo del finestrino a manovella pesava troppo. Io pensavo che fosse per la comodità del cliente che poi voleva il finestrino elettrico. E così praticamente hanno studiato un sistema con un motorino e sono riusciti a togliere 7 etti di peso per portiera montando il finestrino elettrico. Che uno dice, hanno stravolto la filosofia del marchio perché deve essere leggera. No.
non l'hanno, sono rimasti fedeli, sono rimasti fedeli a quella filosofia, e in più hanno reso la macchina più comoda. Certo. Sono dei geni. Geniale. Senti, questa è già disponibile? Sì, questa qui è già disponibile. Sì, consegnarle. Le iniziamo già a consegnare. Rispetto alla Lexige 80, che è il modello che la precede, il peso, che hanno tirato via un 70 kg. Infatti la macchina, questa qui, pesa 1050 kg a 416 cavalli. Mamma mia! 1050 kg, 416 cavalli, ed è, ha tutta questa componentistica in carbonio, chiaramente, che serve per risparmiare la, sul peso. La cosa tra l'altro interessante è che tu hai parlato di un modello che lei ha sostituito, però la cosa fantastica è che queste macchine tengono da pazzi il mercato, no? Per cui sì, anche veicoli usati o comunque che hanno magari qualche anno, infatti, sono ancora decisamente ricercati. Ed è verissimo, perché Lotus produce dalle 1600 a 1800 unità all'anno tra Elise, Exige e Evora. Quindi tu considera che 1600 macchine, 1800 macchine sono una qualsiasi serie limitata per un altro marchio. E invece Lotus è la produzione che fa di tutte le macchine. Il fatto di produrne così poche, perché sono costruite tutte interamente a mano, fa sì che ce ne siano in giro veramente poche e che le macchine abbiano un valore incredibile proprio perché è costruita a mano. Anche certo, l'Evora è tutta costruita a mano, è tutta completamente costruita a mano. E è chiaro che quando tu vai a fare una ricerca per trovare una macchina di questo tipo usata, ce ne sono talmente poche in giro che tengono tantissimo mercato. In più, il valore di mercato è anche supportato da un marchio che è strepitoso, perché io mi sono veramente reso conto di quanto Lotus sia importante come marchio nel motorsport nel mondo. Quando 3 anni fa siamo sbarcati negli Stati Uniti, e abbiamo collaborato con la Lotus Cup americana, abbiamo fatto delle gare di durata, la 25 ore di Thunder e via dicendo, e in più io, già che ero lì, sono andato a vedere un paio di fiere e mi sono reso conto che quando, dopo aver fatto determinati risultati, chiaramente in una fiera del motorsport come il Performance Racing Industry e tutto, noi comunque avevamo fatto scrivere i giornali americani che avevano rivisto il marchio Lotus performante in alcune delle loro gare, e a Indianapolis al Performance Racing Industry mi ha fermato tantissima gente dicendo: ah, la Lotus, Colin Chapman, tutti stra esaltatissimi. E proprio perché comunque è considerato a livello di marchio con un prestigio veramente elevatissimo. Sì, sì, sì. E questo fa sì che comunque le macchine riescano a mantenere un valore molto elevato. Per cui Evora rimane, motorizzazione anche qui con... Sì, motorizzazione, adesso c'è la 400 che è un 2x2, la 410 che è un 416 cavalli, oppure c'è la GT 430 che ha 436 cavalli. Anche qui vale lo stesso discorso, ve lo dico perché posso testimoniarlo avendole provate, che lei, nonostante le dimensioni più importanti rispetto a Exige e Elise, mantiene completamente quelle caratteristiche proprie del marchio, per cui sì, grandissime direzionalità, reattività impressionante, cioè un qualcosa da provare per rendersi conto che i competitors, magari, insomma, che sì, hanno quote di mercato più ampie, devono tenerla per forza, perché questa è una macchina che si guida e dà piacere a guidare. È una grandissima macchina ed è veramente bella da guidare. Il livello di divertimento è esattamente uguale a un Elise, un Exige, ha un, diciamo, valorino aggiunto in più che è la comodità. Ok, quella gialla cosa vedo? Di 3,50? Quella è la 3,50, che anche questa è la versione nuova, sempre adotta la stessa soluzione di muso delle Exige 410, quindi anche lei ha lo splitter soffiato e quindi hanno rivoluzionato un po' il muso nella parte anteriore, le due prese d'aria laterali e appunto ci sono due canali che si vedono chinandosi, okay, che passano sotto al fondo. Va bene, e invece le piccoline, dai, le passando piccoline... per l'Elise PBR, sì, trofeo. Questo è, diciamo, che è un po' il nostro gioiellino. Questo è un progetto, è il progetto dell'Elise Cup PBR, che è nato nel fine 2013 tra PB Racing, la Exatron e Lotus Motorsport, e ad oggi abbiamo avuto veramente un successo incredibile. Sono state costruite 34 macchine e vendute, e continuiamo a costruirle. Hanno avuto tantissimo successo sia in Italia che in America.
ed è, diciamo che la base di partenza è proprio quella dell'Elise 220 cavalli, poi ha un po' di soluzioni che servono appunto in pista, tipo il cambio sequenziale, poi non ha un controllo di trazione invasivo come quello della macchina stradale, addirittura qua comunque anche sulla macchina stradale si può disinserire completamente. Qui è regolabile dallo 0 al 10%, mentre sulla macchina stradale non è regolabile. E poi rispetto alla macchina stradale ha delle appendici aerodinamiche molto più pronunciate, fa 150 kg di carico. Ed è veramente. Qua invece abbiamo l'Elise 220 che è 1600. Ah, scusa, sì, no, è vero, ha ragione, perché l'Elise 220 dalla 1600 si differenzia per l'ala posteriore che la 1600 non ha. E questo tra l'altro è un modello che è uscito di produzione. Sì, perché proprio il motivo che stavamo dicendo prima, che Lotus produce poche unità, quindi diciamo che non riesce a fare un'economia di scala come fanno tutti gli altri brand, e questo la costringe ad avere dei costi di produzione veramente allucinanti. Se tu pensi che a Lotus produrre un Elise 1600 che è tutta costruita a mano costa di più che a Porsche produrre un Carrera 2, è una cosa veramente incredibile. Pazzesco. E se tu pensi a quanto viene venduta l'Elise 1600, è una macchina che viene venduta a 43-44 mila euro, quando un Carrera 2 viene venduto oltre 100. Sì, devo dirti che mi dispiace perché lei comunque mi ricorda molto la primo modello, no? Sì. Mi ricordo la Mark 1, che era quella motorizzata Rover, era sì. Una macchina stupenda, iconica, e lei me la ricorda veramente tanto, mentre le altre sono chiaramente forse un po' più moderne, no? Sì, per i nostalgici forse è più appetibile questa. Questa è ancora motore 1600 aspirato. Però è incredibile come con un 1600 ti diverti da paura, no? Sì, con questa macchina qui è impressionante. Prestazioni equiparabili a motorizzazioni molto più importanti. Ah sì. Sì, sì, e questa sì. Invece rimane assolutamente. Questa invece rimane il 220 cavalli, in questa colorazione che è molto particolare per un Elise, perché si chiama Exige Orange ed è un colore che è stato fatto proprio per la Exige. E un giorno col Mao stavamo parlando e abbiamo detto: dobbiamo farci fare un Elise colore Exige Orange. Qui ve l'hanno fatta. E allora per ci voi? Siamo impuntati, sì, e abbiamo chiesto: vogliamo un Elise Exige Orange, se no non compriamo le altre 8 che abbiamo ordinato. Esatto, e per cui e così, va bene. E così ce l'hanno fatta. Fantastica. Senti, altre cose che state preparando? Altre c'era cose. Un discorso interessante della. Del rally? Quello, ma c'era anche l'altra cosa. Driving Course. Ah sì, la Driving Academy. Ah, sai che forse ti sì. Posso chiedere della Driving Academy? Sì, allora abbiamo firmato il contratto alla fine dell'estate praticamente con Lotus appunto per formare questa nuova Driving Academy. Si può dire che abbiamo fatto un corso zero due settimane fa. La base dell'Academy è all'autodromo di Franciacorta, che comunque è un autodromo molto molto intelligente per poter fare dei corsi del genere. Poi comunque è anche un autodromo molto bello per girare in macchina, perché ha delle curve che comunque hanno tutta una velocità medio-alta e non ha un super rettilineo, ma tanto a noi fare i 300 km all'ora non ci interessa, e anzi anche per un'Academy è qualcosa solo che fa rischiare la gente. E quindi abbiamo appunto, stiamo adesso formando i primi pacchetti dei corsi, abbiamo già un sito online e presto comunicheremo le prime date disponibili. Stiamo adesso definendo il calendario proprio con l'autodromo in Franciacorta e faremo dei corsi, diciamo, a 360 gradi. Si farà sia guida sicura che guida sportiva, che invece oltre alla guida sportiva faremo ancora qualcosa di ancora più specifico che la guida sportiva, proprio improntata solo al racing. Che poi, che sia improntata solo al racing non vuol dire che la debba fare solo uno un pilota, che vuole ma fare qualcuno un pilota, si vuole avvicinare a quel anche, mondo lì. Sì, sono cose che secondo me sono veramente importanti anche per persone normalissime, perché ti insegnano nella vita di tutti i giorni a capire le dinamiche di un veicolo e a capire come poter evitare tante situazioni che purtroppo per inesperienza non si evitano e tante volte causano delle cose veramente brutte. Ma ci sono dei movimenti ogni tanto che sarebbe molto più semplice fare quei movimenti per evitare il disastro
che invece non farli. Però è proprio una questione di apertura mentale, che se uno non vede quello che succede dopo aver fatto una determinata cosa non può capirlo. Sì. E ci vuole qualcuno di esperto e professionista che gliele spieghi. Bene. Lui farà la cucina, giusto? Cucina poco. Panettoni, sì. Va bene. Stefano Maurizio, complimenti. Grazie Buon mille, lavoro. Frank. Grazie. Complimenti a Lotus. Grazie. Arrivederci, presto a rivederla, grazie per avermi fatto vincere un titolo che non meritavo. Again, I'm on the road again. When I'm so